Lei è un cuoco che si divide tantissimo anche con la sala. Come mai questa scelta? Perché non si può stare su entrambi i fronti. In realtà ci sto ancora su entrambi i fronti, però forse non ho trovato una persona in sala che potesse sostituirmi. La cucina per me è un po' il fulcro. In realtà poi mi sono accorto negli anni che la sala ha assolutamente lo stesso valore. Più cresci, più è importante, cioè quello che viene fatto in cucina, se non è trasmesso correttamente e a volte anche applicato, perché oggi si è tornati a fare anche spettacolarizzazioni in sala, quindi preparare delle cose davanti a un cliente, eccetera. Però insomma non ho mai sentito la necessità di trovare un sostituto. Ci sono giornate in cui per motivi particolari diventa problematico un servizio e quindi la mia funzione è quella di stabilire, di dare una, cioè entro proprio in cucina e stabilisco tu questo, cioè devi avere quella capacità in 3 secondi di risolvere una situazione che altrimenti sarebbe un disastro, sarebbe disastrosa. Cioè la persona che sta in sala in realtà dovrebbe comandare la cucina, anche se di là hai il più grande cuoco del mondo, ma anche per lui ci sono delle giornate che possono andare male, che possono e quindi non devono andare male nei ristoranti come i nostri, e quindi le devi raddrizzare. I ragazzi che stanno in cucina non hanno la percezione di quello che succede in sala, ce l'hanno, ma siamo noi che dobbiamo decidere come agire, cioè se far uscire questo prima di questo, anche se magari è arrivato prima questo di quello, cioè tutta una serie di situazioni insomma, che possono incrinare una serata.